volta il governo usa una tragedia, quella di Cutro, e in generale il dramma che è strutturale dei migranti per propaganda, per infondere un senso di insicurezza che obiettivamente non esiste. Lo stato d'emergenza nelle regioni, che significa? Ci sono delle regioni che non hanno nessunissimo stato di emergenza, e quindi è solo propaganda per nascondere i fallimenti e le divisioni. E però è il paese che paga questo, anche perché viene meno la credibilità nostra a livello internazionale. Però altre nazioni in Europa stanno proseguendo un po' questa dinamica di chiusura. Macron l'altro giorno ha parlato di maggior sicurezza ai confini. Ma tutti vogliamo maggior sicurezza, ma le parole giuste sono quelle del presidente Mattarella, pronunciate ieri in Polonia. È un grande tema epocale, non emergenziale, strutturale, del quale devono farsi carico l'Europa, ma anche a livello internazionale, quando sarà finita questa maledetta guerra, anche tutti gli altri poli del mondo multilaterale. Però per quanto riguarda l'Italia, noi non possiamo essere quelli che tengono comportamenti disumani, comportamenti che gridano vergogna nei confronti di povera gente che fugge dalle guerre, dai massacri, dalla fame, dalle malattie, dai massacri etnici, religiosi. Aggiungo, si vuole togliere la protezione speciale, e che è un altro segnale davvero pessimo. Ci sono paesi, Germania, Spagna, i Paesi Bassi, che hanno queste forme. Ecco, l'Italia che le ha inserite le vuole togliere. Ecco, veramente è un comportamento che grida vendetta davanti al senso di umanità, al buon senso. E io penso che continueremo come PD e come opposizioni, ma penso anche insieme ai sindaci, insieme ai presidenti di regioni che si sono opposti, ma anche a tante associazioni, tante persone. È un governo che vuole punire i più deboli, e i più deboli del mondo sono quelli che fuggono da queste cose, quindi si colpiscono le ONG, e questo è veramente la cifra di questo governo, secondo noi profondamente inadeguato.